Assessore, mentre un appuntamento importante, davvero importante, è quello che vedremo nella sala del Consiglio Comunale, perché viene presentato il piano di rigenerazione urbana. Anche questo è un impegno importante, perché Sansepolcro ha saputo intercettare 5 milioni di euro del PNRR, per cui questa è davvero una cosa importante che a fine opera darà lustro alla nostra città. Assolutamente, giovedì sera presenteremo questo master plan preliminare del progetto di rigenerazione urbana, che è un'occasione incredibile per la nostra città, perché il finanziamento del genere ci permetterà di ridare un nuovo volto al centro storico di Sansepolcro, all'accessibilità, alla vivibilità del nostro centro storico, e prevede sostanzialmente il rifacimento di tutte le aree, diciamo, esterne alle mura, che vanno da Porta Fiorentina, passano poi per la zona sud di via Alessandro Volta, via Le Barzanti, e arrivano fino all'ingresso del Campaccio. Una veste completamente nuova che daremo a questa parte di città, che dovrà essere soprattutto orientata alla fruibilità, all'accoglienza turistica, all'immagine di Sansepolcro. L'obiettivo è quello di risollevare in tutti i modi la nostra immagine, perché abbiamo di fatto un gioiello mai conservato su tante aree, al quale noi vogliamo dare un nuovo abito, un abito elegante, che sia un abito che permetta al nostro centro storico di essere ancora più valorizzato. La parte invece interna, che riguarderà i lavori proprio dentro le mura, riguarda il rifacimento totale della piazza e di tutta la pavimentazione di via 20 Settembre, dalla piazza Torre di Berta fino a Porta Romana. All'interno di questo ci saranno delle novità clamorose, direi, perché in alcune zone della città, come Porta del Ponte, verrà radicalmente messa un po' in discussione l'attuale diciamo impostazione, creando delle vere e proprie piazze, come Piazza dei Servi anche, piazze pedonali che diventino veramente dei punti di aggregazione con un unico obiettivo, che rimane fermo in maniera determinata, quello di creare una vivibilità completamente diversa per i cittadini e per i turisti.